You come here, ass. Ma io non ho problemi col razzismo, anzi, no. Però io sono razzista con tutte le razze, se no è veramente razzista discriminarne una sola. Vabbè, non è proprio questo il ragionamento più logico. Ma stai scherzando? Katana, samurai, sushi, sashimi, yoko-san! Io faccio i soldoni col razzismo. Però, Yoko, ti rendi conto che questi sono tutti stereotipi? Bravo, io infatti mi sento offesa, lo trovo veramente di pessimo gusto. Cos'è? Basta aggiungere san alla fine di ogni parola e parliamo tutti giapponese. Il Giappone è molto più di questo, è molto più di questo. Sì, ma prima avevi detto che non ti facevi problemi. No, infatti, che problemi? Guarda, basta scambiare la L con la R ed il gioco è fatto. Tipo, le kanate san, in Giappone come si chiama, dottore? Con cellulare! Ti fa ridere sta roba? Sì. Vi fa ridere sta roba? Bravi! Bravi! No, continuate così! Continuate a prendere per il culo una lingua che non conoscete! Allora, calmiamoci un attimo. È evidente, Yoko, che tu hai una forma di schizofrenia razziale. Una parte di te soffre il razzismo, l'altra ci lucra. Tenterei anche con te una terapia d'urto. Ele. Sì. Tutte quelle battute, quei giochetti di parole, sì, che mi facevi con i nomi cinesi, possiamo, sì, farli con i giapponesi, con Yoko? Quelle sono prenomi cinesi. Cinesi. Non so se funzionano ugualmente bene con i nomi giapponesi. Proviamoci, no? Non facciamo un tentativo. Non garantisci. No, però. Proviamo. Ok. Terapia d'urto. Vai, Yoko. Proviamo con questa. Preparati. Yoko, come si chiama l'omosessuale giapponese più famoso del mondo? L'anno mi fuma. Vabbè, carina, cioè leggera. Poi mi fuma è anche un bel nome, sì, per cui... Scusate, posso? Prego. La prostituta giapponese più famosa. Non t'azzardare. La Fikame fuma. Eh? Enka Sokai. No, smettetela. Io succhio, tu godi. No. Se ti chini, te lo succhio. No, per favore. Yoko, se ti chiedo, qual è il giocatore giapponese che passa più tempo in panchina? No. Yo? Per favore, no, vi prego. No. Yoko? No, ti prego, no. Yoko poco, ma Yoko. No! Vedi, Yoko? Vedi, Yoko? C'è una tua parte che respinge il razzismo e l'altra parte che lo accoglie, che è razzista. Adesso l'abbiamo unita. Sei guarita. Non funziona mai, Yoko. Stand up! È vero. Io sono divisa in due, cioè... metà mostro e metà ipersensibile. Nei miei monologhi mio padre è tutto un ora faccio arakiri, kamikaze, sushi. La verità è che lui è perfettamente integrato. Parla come Balotelli. Eppure io a casa faccio di tutto per impedirglielo. Gli dico di leggere il giornale dall'ultima pagina. E nelle foto deve sempre fare il segno di vittoria, con la testa inclinata. Questo è razzismo. Una volta, per dire, stava lavando i piatti, no? Per cui era lì col suo kimono, l'infradito di legno. Hai presente, no? L'infradito di legno, quelle alte scomode che hanno tutti i giapponesi che mettono con i calzini bianchi. Aveva il fondotinta bianco sul viso e i bastoncini nei capelli. Hai presente, no? I bastoncini che hanno i capelli tutti i giapponesi. E lui, così girandosi, ha fatto cadere una tazza di Tiger e la stava per buttar via. E io gli faccio, papà, cosa stai facendo? E lui, butto via i cocci altrimenti ci si fa male, pota. Papà, tu non butti via un cazzo. Il kintsugi, l'arte giapponese di riparare le crepe con l'oro, l'arte di abbracciare la bellezza delle cicatrici, dove dall'imperfezione di una ferita può nascere una forma ancora maggiore di perfezione estetica interiore, il simbolo e metafora della resilienza. L'ha presa male, eh? Che nazione la Cina. Alla fine la incollata con la vina vi faceva cagare. Lo so, io ero un mostro, però se lui non la smetteva di integrarsi così bene, io non avevo più materiale per i miei spettacoli, capisci? A un certo punto gli ho anche impedito di frequentare mia madre perché vedevo che aveva una brutta influenza occidentale su di lui. Però questo quando sono in famiglia, perché quando sono con gli altri sono un'altra persona. Sono un ipersensibile. Mi offendo per qualunque cosa. Sono in spiaggia a Jesolo, c'è un bambino che gioca con la paletta e il secchiello. E allora gli dico, ma che bravo che sei, ma che bel castello che stai costruendo. Lui mi dà un rastrellino. Perché mi dai proprio il rastrello? Perché ho gli occhi a mandorla? Perché vuoi che ti faccia i cerchietti da giardino zen nella tua sabbietta? E poi cosa, devo mettere un bonsai sul bagnasciuga? E ti faccio la cerimonia del tè con le foglie matcha coltivate nel bosco dei suicidi del Monte Fuji? Però poi mi sono calmata, eh.
Mi sono calmata e con lo sguardo ho cercato dove fosse la madre. E gli ho orato il fossato, il ponte levatoio, la doppia cinta muraria, i bastioni, le scuderie e le 8 torri del suo castello eurocentrico di merda. Lo so, ero un ipersensibile, ma anche razzista. Invece, grazie a voi, ho capito di essere un intero, di essere al centro esatto tra questi due estremi. Come tra l'Italia e il Giappone, no? Come tra l'Italia e il Giappone. L'Italia e il Giappone. Kazakistan! Ma certo, io sono kazaka! Io devo fare battute in kazako! Tipo, Salimi e Cesbe, scala le si scalai? Sesden Astenken. Vabbè, questa sui pedofili arriva un po' dopo. Beh, comunque, complimenti! Bravo, Yoko! Sei guarita!